alla prima classificata o al primo classificato, chissà che cosa sarà. Adesso vado a leggervi. Per l'importante vocalità, per la musicalità e presenza scenica, vince la 17ª edizione del concorso internazionale per cantanti lirici Città di Alcamo, il soprano francese Ashe Elodie. Complimenti. Un applauso alla vincitrice della 17ª edizione. La vincitrice eseguirà il brano di Giuseppe Verdi, Dalla forza del destino, pace, pace, mio Dio. In questo brano, di grande effetto e coinvolgimento emotivo, invoca il Signore che le dia pace dopo tutte le sofferenze provate a causa del suo amore per Alvaro, il quale fu ucciso involontariamente dal padre di lei. Recatasi in un eremo consacrato, spera di trovare una tregua dall'amore, un rifugio dalla sete di vendetta del fratello, fosse anche nella morte. Ma la sua preghiera viene interrotta dall'improvviso arrivo di un inaspettato profanatore. L'aria è un crescendo di intensità in cui la voce del soprano, pienamente drammatico, alterna il tono supplichevole con quello più veemente dato dalla disperazione e dalla frustrazione di un amore infelice. Signori, Ashe Elodie. Oh.
Grazie della giuria tecnica, la professoressa Alice Terre-Cuberli, vieni Alice, ed ancora il sindaco della città di Alcamo, il dottor Sebastiano Bonventre, e il dottor Mauro Arena, il delegato nazionale della Gonad, sponsor del concorso, a conferire il premio borsa di studio di Euro 3000 offerta dalla Conad alla vincitrice della 17ª edizione dell'ormai affermatissimo concorso internazionale per cantanti lirici città di Alcamo. Grazie, grazie e complimenti. Prego. Chapeau. Il sindaco, il dottor Arena, Sua Eccellenza Fragnelli, Pietro Maria Fragnelli.